Eder. Mech. Pallister. Sul corpo, sugli indumenti, sugli accessori che indossava Sam Hane sotto le unghie, non è stata trovata alcuna traccia del DNA dei cinque imputati dell'omicidio: padre, madre, zio e due cugini. Lo hanno reso noto nell'aula della corte d'assise di Reggio Emilia i periti Cristina Cattaneo, Biagio Leone e Roberto Giuffrida, un team di anatomopatologi nominati dal tribunale, impegnati da mesi nelle analisi dei resti trovati il 19 novembre scorso non lontano dalla casa della famiglia della vittima a Novellara. Sono emersi invece due profili genetici, uno maschile e uno femminile, che non risultano collegati ai parenti della ragazza. Gli esperti hanno passato al setaccio 5 metri quadrati di terreno, dove è stata sepolta la giovane, per recuperare più elementi possibili. Secondo gli accertamenti, il corpo era molto compromesso, e l'esumazione è stata complicata dall'incastro della testa e dei piedi dentro due nicchie create nella fossa. I badili ritrovati nella casa dello zio e dei cugini sono risultati compatibili con quelli usati per seppellire la giovane. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.